Grazie per essere intervenuti a questo convegno che ha l'obiettivo di riunire in un unico momento voci, esperienze diverse di diversi mondi che tutti, dove tutti lavorano nell'ambito della formazione e della validazione e certificazione delle competenze. L'Associazione dei Comuni e la sua società operativa ANCI Lab da tempo operano su diversi fronti nel coinvolgimento di giovani e meno giovani in attività formative. Tra i nostri progetti, sviluppando i nostri progetti, abbiamo stretto delle fortissime relazioni con il mondo della scuola e dell'educazione degli adulti, ovviamente, con il mondo del volontariato, con le università, con il mondo del servizio civile e naturalmente con il mondo del lavoro. L'obiettivo del convegno di oggi è quello di trovare uno spazio per condividere tutti insieme le esperienze che stiamo facendo e sono tutte finalizzate al coinvolgimento di persone giovani e meno giovani all'interno di progetti formativi che hanno lo scopo di certificare competenze e far emergere le competenze delle persone e il loro capitale umano. Quindi abbiamo organizzato un convegno di una giornata che si sviluppa appunto nella mattinata di oggi e in tre workshop questo pomeriggio. La mattinata di oggi è una mattinata in plenaria che è anche trasmessa in streaming e che vedrà la presenza di tre tavoli di approfondimento, ora ve li illustrerò brevemente. I momenti del pomeriggio invece sono tre workshop operativi dove potete ancora iscrivervi e comunque sono aperti. Tre workshop operativi dove discuteremo nel dettaglio di che cosa si sta muovendo e che cosa su sta succedendo nel contesto e nei progetti di servizio civile in termini di emersione e validazione delle competenze, cosa sta succedendo nei comuni in termini di valutazione, emersione di competenze e partecipazione attiva di giovani e meno giovani alle attività formative e da ultimo un workshop sarà dedicato a un progetto particolare che si chiama Level Up e che è un progetto che sta sviluppando un modello. Questo succederà nel pomeriggio in questa sala e nelle due sale che trovate di fronte. Invece la mattinata è una mattinata in plenaria, in mezzo tra la mattinata e il pomeriggio avremo modo di offrirvi un pranzo a buffet qui fuori, per cui se volete rimanere con noi tutto il giorno c'è spazio. Bene, veniamo alla presentazione della mattinata di oggi. Abbiamo tre tavoli, un primo tavolo istituzionale in cui saranno illustrate le tendenze. Diciamo quanto è stato fatto finora e le tendenze, le applicazioni pratiche previste da Regione Lombardia. Dicevo, c'era un intervento che slitterà di ANPAL, l'Agenzia Nazionale per il Lavoro, che slitterà e quindi anche dall'ANPAL avremo modo di capire quali sono le tendenze nazionali in tema di validazione e certificazione delle competenze. E poi abbiamo presente e previsto un intervento di Lorenza Leita della Fondazione Politecnico di Milano che ci darà una finestra, il quadro di quello che succede a livello europeo. Prima di iniziare questo tavolo, il secondo tavolo, scusate, è un tavolo dedicato al mondo della scuola e del lavoro, cioè che connette la parte scolastica con la parte appunto del lavoro e sono previste le tre relazioni che vedete nel programma e poi dedicheremo un ultimo tavolo alle esperienze, a raccontare alcune esperienze pratiche. Quindi servizio civile, pubblica amministrazione, emersione, validazione, certificazione delle competenze in un contesto pubblico, nel servizio civile e nei comuni, con il racconto della nostra esperienza appunto dote comune. Lascio adesso però la parola per un saluto d'apertura al presidente di ANCI Lombardia, sindaco di Lecco, Virginio Brivio. Grazie, io ho un solo compito di ricordarvi che oltre al pranzo a mezzogiorno c'è anche una pericena alle 17, di modo che magari state qui anche, e quindi ho concluso qui il mio.
No, al di là delle battute, è una giornata intensa, veramente molto intensa, ma importante, sia per i soggetti che sono attorno a questo tavolo, da questa parte, perché non è così consueto che anche i diversi livelli, i diversi erogatori di servizio si confrontano su questo segmento specifico, di come dare ancora più qualità alle esperienze, in particolare in Lombardia, come è già stato ricordato, da Rivolta, che coinvolgono oltre la metà dei comuni, oltre 650 comuni, quasi la metà dei comuni lombardi, spesso di dimensioni medio-piccole, per far sì che esperienze di questo tipo, che sono anche variegate, quindi abbiamo uno sguardo di esperienze che partono da quella più tradizionale e innovativa in Lombardia di dote comune, fino a quelle anche di rilievo nazionale, ma incrociamo anche le esperienze dei servizi per l'impiego. Tra un po' ci sarà la sfida del reddito di cittadinanza, almeno per quel pezzo che in qualche modo richiama anche la necessità di inserimenti e di esperienze all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di far sì che queste esperienze siano in qualche modo misurabili, siano in qualche modo certificabili, diventino un'esperienza non solo in termini generali, cosa che non è negativo e non fa male, di crescita personale dei giovani o comunque delle persone, visto che alcune misure riguarderanno e riguardano già anche gli adulti, ma di come poter in qualche modo anche dare un peso specifico, dare una loro appunto validazione e certificazione da questo punto di vista. Questo è importante in un duplice senso, ovviamente per i cittadini che beneficiando di queste misure hanno anche uno stimolo in più a farle con la dovuta adeguatezza, con il dovuto impegno, e hanno anche questo tipo di ritorno, che non è ovviamente il banale foglio di carta ennesimo, ma diventa un'occasione anche di misurazione della propria esperienza. Però diventa una sfida anche per gli enti. Noi lo diciamo spesso con ANCI Lab e con ANCI, nell'ambito di queste esperienze noi vediamo che spesso di fronte anche ad una dotazione di personale con un'età media nei comuni lombardi di oltre 50 anni dei dipendenti pubblici, dovuto anche negli ultimi anni a al blocco del turnover, al blocco della contrattazione, eccetera, l'innovazione che talvolta può essere portata, non a tutto tondo in tutti i servizi, ma in alcuni servizi specifici, dalla presenza di figure di questo tipo che si formano, ma in qualche modo restituiscono anche da subito nell'ente in cui sono inserite, a partire dall'utilizzo più massivo e pertinente delle nuove tecnologie, anziché a capacità anche comunicativa, a capacità semplicemente di portare anche professionalità un po' più fresche, un po' più smart, un po' più, come dire, innovativo da questo punto di vista. Lo dico ovviamente con grande rispetto dei dipendenti, ma anche con l'opportunità che questi hanno di misurarsi spesso con una innovazione che in qualche modo viene portata dentro qui. Ecco, allora, il fatto che oggi si approfondisca un po' meglio come questa esperienza possa diventare ancor più appunto qualificabile, dove i linguaggi dell'ingaggio dal punto di vista amministrativo e esperienziale siano poi al momento finale in qualche modo spendibili in ulteriori percorsi formativi o professionali, penso che contribuisca indirettamente anche a dare qualità al modo in cui vengono accolti, vengono seguiti, vengono come dire curati anche in alcuni casi e custoditi dentro la pubblica amministrazione, quindi una sfida un po' duplice da questo punto di vista. Non aggiungo altro se non il ringraziamento ovviamente ai relatori e agli enti di appartenenza per aver condiviso questa opportunità e per innovare come ANCI e come sistema di ANCI Lab in particolare, che è il soggetto che poi cura concretamente le dimensioni attuative di questi progetti, ecco l'opportunità di una crescita complessiva. In un mondo in cui tutto appare in qualche modo talvolta con un'esasperazione comunicativa più ampia di quello che sono poi i processi reali di esperienze concrete che i soggetti devono fare, penso che tutto questo mondo abbia da dire molto, anche come crescita, diciamo, personale appunto delle persone, per poter far sì che
in una situazione sempre più di ipercomunicazione, potenziale fragilità però attorno a questa dimensione, questi percorsi concreti di assunzione di responsabilità, di assunzione della complessità dentro un'organizzazione, di formazione in situazione, ecco, diventino occasione di crescita complessiva. Grazie e buon lavoro.